Ciao a tutte e a tutti, io sono Benedetto ADL Belluno. ADL Belluno è nata a giugno dell'anno scorso, quindi molto probabilmente, se non vado errato, siamo gli ultimi arrivati. Per me il mondo del sindacalismo di base è un mondo assolutamente nuovo, è un mondo che io conoscevo solo virtualmente e che da un anno e mezzo a sta parte sto praticando. È un mondo nuovo e diverso rispetto a quello che erano le mie abitudini, per tanti motivi. Prima di tutto io sono un metalmeccanico, a differenza di tanti che sono nella logistica, sono un metalmeccanico, quindi come dire, modalità molto diverse. Abbiamo il meccanismo della RSU e non della RSA e soprattutto ci muoviamo in un contesto in cui i confederali hanno praticamente il monopolio della contrattazione e della rappresentanza, monopolio che a giugno dell'anno scorso abbiamo rotto, perché nell'azienda in cui lavoro io ci siamo presentati alle elezioni, abbiamo preso il 75% dei voti, quindi siamo in larghissima maggioranza, abbiamo preso due delegati su tre. Quindi abbiamo rotto questo meccanismo di monopolio. Partendo da là siamo arrivati in un'altra fabbrica, anche là dove CGL e CISL Uil avevano da secoli il monopolio assoluto, e siamo arrivati primi, per un voto, ma siamo arrivati primi. Arrivare primi per un voto è sempre meglio che arrivare secondi per un voto. Abbiamo qualche iscritto qua e là e niente, siamo partiti bene, vi dico sinceramente, adesso siamo in una fase di stallo, perché stiamo vivendo un momento di crisi molto pesante nel mondo della metalmeccanica. La mia fabbrica è in cassa integrazione a rotazione da un anno e soprattutto ho difficoltà a trovare persone, perché poi i progetti ci vogliono gli uomini e le donne che li portano avanti. Difficoltà a trovare delle persone perché noi siamo legati a un meccanismo perverso che è il testo unico sulla rappresentanza, che è un percorso a ostacoli costruito appositamente per emarginare ogni forma di dissenso che va oltre le logiche del sindacalismo confederale. Perché bisogna trovare le persone che si candidano, la persona che si candida deve raccogliere le firme, deve presentare la lista, deve vincere le elezioni, perché altrimenti se sei in minoranza, il testo unico sulla rappresentanza dice che le decisioni vanno prese a maggioranza dell'RSU. Quindi capite che, e anche se sei in maggioranza, come in SES noi siamo assolutamente in maggioranza, 75%, ma non ci concedono l'assemblea d'organizzazione, quindi la CGL, che non ha nessuna rappresentanza, può venire a fare assemblea d'organizzazione e la fa, l'ha fatta l'anno scorso, l'ha fatta quest'anno. Noi non possiamo farla. Per addirittura noi abbiamo dovuto organizzare uno sciopero semplicemente per permettere a Ruggero di partecipare all'esame congiunto sul verbale della cassa integrazione, perché noi, non essendo firmatari del contratto nazionale, secondo loro non potevamo partecipare. Abbiamo fatto uno sciopero, hanno cambiato idea perché la fabbrica si è votata e Ruggero ha partecipato all'esame congiunto sulla cassa integrazione. Comunque, al di là di questo, io secondo me, e mi aggancio a quanto diceva Sergio nella sua relazione introduttiva, abbiamo che è largamente condivisibile. Stiamo facendo delle cose importanti a livello di costruire relazioni e convergenze con altre soggettività che fanno politica sul territorio. La questione dei migranti, io sono un migrante, il mio paese d'origine si trova a 1250 km da qua, quindi banalmente, così come io sono potuto partire dal mio paese e venire in Veneto a cercare delle opportunità di vita migliori, io rivendico per ogni individuo, per ogni essere umano, il diritto di lasciare la propria terra, di lasciare condizioni di fame, di miseria, di sfruttamento, di emarginazione, eccetera, eccetera, e migrare dove vuole migrare. L'ho potuto fare io perché non possono fare gli altri, punto. Facciamo parte di un comitato che si sta battendo per difendere la sanità pubblica, perché così come è stato detto, anche se noi fossimo i migliori sindacalisti del mondo e riuscissimo a migliorare le condizioni economiche nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, e poi ci troviamo un sistema sanitario che a tutti gli effetti è sempre più privatizzato, ha poco senso. Quindi siamo all'interno di questo comitato e abbiamo dato un contributo alla riuscita della manifestazione a Belluno. Abbiamo una relazione strutturale ormai da più di un anno con Non Una di Meno. Abbiamo costruito insieme a loro per la prima volta nel bellunese, perché i confederali tutti gli anni non mettono a disposizione le loro strutture per lo sciopero transfemminista. Noi abbiamo semplicemente messo a disposizione ADL
non una di meno, e quindi abbiamo dato supporto, uno sciopero riuscitissimo, abbiamo portato per la prima volta i lavoratori in piazza, dove le compagne di non una di meno hanno letto delle testimonianze, una su tutte, di una ragazza molestata sul luogo di lavoro che è andata a processo e il capo reparto è stato condannato, almeno in primo grado. E ha fatto appello, ma in primo grado è stato condannato. E al di là della contingenza dell'8 marzo abbiamo una discussione aperta con una di meno, soprattutto riguardo purtroppo gli ultimi eventi che conosciamo tutti quanti, quindi abbiamo una discussione aperta perché il tema della violenza sulle donne è un problema delle donne, ma interroga noi uomini tutti quanti e anche il sottoscritto. Noi ci dobbiamo chiedere perché sto presunto machismo, se siamo così forti, così sicuri di noi stessi, perché abbiamo bisogno di insultare, di picchiare, di violentare, di uccidere? Quindi è un tema che interroga soprattutto noi uomini e quindi stiamo facendo un percorso insieme a Non Una di Meno e quindi andiamo avanti su questo. Purtroppo a Belluno non ci sono movimenti sulla giustizia climatica né sul tema della guerra, stiamo cercando di costruire qualcosa con Casa dei Beni Comuni e vediamo se riusciamo a fare qualcosa anche su questo. E chiudo perché al di là delle varie cose che stiamo facendo, io condivido l'impostazione generale fatta da Sergio, da Gianni e da tanti altri, per cui più che alleanze costruite a tavolino fra gruppi dirigenti, dobbiamo cercare delle convergenze a partire dai luoghi di lavoro, dalle lotte sociali che riguardano tutta una serie di temi. Quindi a me piace molto questo termine convergenza e piace molto il ragionamento di costruire delle comunità resistenti sui vari territori, perché di fronte alle aggressioni al neoliberismo noi l'unica cosa che possiamo fare è cercare proprio di costruire queste comunità resistenti. Siamo una piccola realtà, ma siamo combattivi, ci siamo e siamo, insomma, tutte le lotte che è necessario fare le facciamo a partire dalla prossima settimana, perché nella mia fabbrica siamo in sciopero per tutta una serie di ragioni che non vi dico per non annoiarvi, ma insomma noi ci siamo qua e faremo tutto quello che è necessario fare. Grazie.